Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, vi vogliamo parlare di piatti della tradizione. L'anno scorso abbiamo visto, diciamo, Sua Maestà il cappelletto in brodo, ma quest'anno vogliamo parlarvi di un altro piatto della tradizione, i passatelli e i passatelli con il brodo di pesce. Cristina, allora, il passatello in brodo è un piatto della nostra tradizione? È un piatto, sì, della nostra tradizione. È un piatto più che altro fatto qui al porto. Diamo la ricetta dei passatelli secondo la tradizione fanese. La ricetta del passatello è fatta con del pan grattato, del parmigiano reggiano grattugiato al momento, poi ci si mette il sale, noce moscata, una grattugia di limone e le uova. E poi amalgami il tutto fino a che l'impasto non viene bello solido e lo fai riposare 10 minuti, un quarto d'ora, o in frigorifero, in un ambiente dove è più fresco, e poi lo passi e poi lo fai. Tra parmigiano e pan grattato qual è la proporzione? Questo non te lo posso dire perché io faccio tutto a occhio, però ci si mette più pan grattato perché il pan grattato ti lega di più. Però non è detto che tu devi mettere più pane perché devi risparmiare nel parmigiano, no. E io vado tutto a sapore, a naso, e quindi io non peso niente, vedo che l'impasto mi viene bello, consistente e saporito, e dico sempre: ok, sono pronti da fare. Questo passatello è nato qui al porto con il brodo di pesce. Il brodo di pesce era un brodo molto povero, che quando i marinari tornavano in porto cappavano il pesce e le teste non le buttavano via perché si facevano il brodo. Il brodo è nato con le teste di pesce, e ci si mette il pesce bianco, chi aveva più soldi ci metteva anche un filetto di merluzzo, se no veniva fatto con i paganelli. Questo è il vero menù di Fano.